Ciao ragazzi, sono il Franz. Dopo questo inizio d'altri tempi, direi che si può cominciare a parlare dei Miami Heat. Buona visione. E se vi dicessi che i Miami Heat lo stanno facendo apposta? E se vi dicessi che i Miami Heat hanno un piano? Ciao a tutti ragazzi, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone, l'unico canale NBA italiano in grado di farvi sentire a casa vostra, anche se effettivamente pensandoci siete a casa vostra. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche sugli ultimi video usciti nel canale e soprattutto piazzate dei mirabolanti like un po' ovunque. Ho finito? Sì. E allora, partiamo. Non deve essere facile in pochi mesi passare da contender numero 1 ad est, nonché meta ambita da tutte le superstar NBA, ad essere terz'ultimi ad est con un record inguardabile pur avendo la stessa identica squadra dello scorso anno. Ok, Jay Crowder è andato, Derrick Jones Jr. anche, ma Avery Bradley e Mo Harkless sono arrivati. Ok, il Covid ha decimato la squadra e Butler ha giocato pochissimo, ma lo stesso discorso potrebbe valere per i Celtics o per Philadelphia. In più, vedersi sfilare davanti Harden, Giannis e i rinnovi di gran parte dei papabili free agents 2021 brucia ancora di più. Ed allora la domanda è ovvia: che negli scorsi playoff abbiano leggermente overperformato? Che abbiano giocato al di sopra dei propri limiti? La mia personale risposta è ni, democristiano come al solito. Che gli Heat non fossero una squadra da regular season, lo avevamo detto praticamente tutti. Sembra sempre che durante le partite di stagione regolare, Spoelstra si diverta a sperimentare. Irro in quintetto, minuti importanti a Precious Achiuwa, Gabe Vincent e KZ Okpala. Sì, si chiama KZ. Nan che non gioca per settimane e poi diventa il go-to-guy, Adebayo che diventa fenomeno a partite alterne, Dragic usato da sesto uomo, insomma, esperimenti veri e propri che a lungo andare possono produrre soluzioni efficienti, ma che in questa particolare stagione sono chiaramente un'arma a doppio taglio. Perché? Perché ci sono 10 partite in meno del normale e 20 se ne sono già andate. L'attuale record degli Heat ad est, esattamente come quello dei Mavs ad ovest, sono un campanello d'allarme che Spoelstra e Riley dovrebbero iniziare a considerare concretamente serio. Dopo il rinnovo al massimo possibile per Adebayo e l'addio ai sogni Harden e Giannis, che cosa resta? A meno che non succeda a breve qualcosa nell'asse Miami-Washington, per Bradley Beal ovviamente, gli Heat devono capire che questi sono e questi rimarranno, e che senza dubbio sarebbe il caso di darsi una svegliata definitiva. In questo momento sono la brutta copia dello scorso anno. La squadra che perde più palloni per partita, quasi 18, la peggior squadra a rimbalzo dell'intera lega, dove il solo Adebayo non può reggere, praticamente non vanno a rimbalzo offensivo quasi mai, e la squadra che tenta e segna meno tiri dal campo dell'intera NBA. Come a dire che oltre a perdere una miriade di palloni, tira pure pochissimo e gioca ad un ritmo da bradipo. Terzo, peggior attacco. La sconfitta coi Clippers, privi di Leonard, George e Beverly, deve essere intesa come il fondo del barile, da cui questi Heat hanno l'obbligo di risollevarsi immediatamente. Ma viste tutte le critiche che ho appena sparato, perché allora dico ni sul fatto che gli Heat abbiano overperformato negli scorsi playoff? Cerco di spiegarmi molto semplicemente e molto velocemente. La situazione anomala della bolla ha favorito sicuramente l'emergere di molte sorprese, a partire dalle performance di TJ Warren, passando per la rimonta di Portland attraverso l'implosione dei Clippers e la doppia rimonta Nuggets da 1 a 3. Nella bolla non c'è stato nulla di normale, diciamocelo, ma gli Heat erano e rimangono tuttora una squadra che su 7 partite devi battere almeno 4 volte, e questo continua a rimanere estremamente difficile, soprattutto con i rientri di Butler e Dragic ed il ritorno a normali rotazioni da parte di Spoelstra.
Il loro vantaggio è che in questa stagione, in linea teorica, gli basterebbe agganciare il decimo posto per entrare nei play-in, dove contro chiunque sarebbero i favoriti. Dovessero entrare come settimi o ottavi, pensare ad un upset al primo turno non sarebbe una così remota ipotesi. Non stupiamoci se tra qualche giorno, massimo un paio di settimane, Spoelstra decidesse di fissare le rotazioni a 8, massimo 9, giocatori dopo aver dato la possibilità a tutti di giocare quasi 20 minuti a partita. Dragic in quintetto con Avery Bradley, con Duncan Robinson, il rientro di Butler e Bam Adebayo. Irro sesto uomo, Nan, Achiuwa e Iguodala. E non stupiamoci se Riley decidesse di aver utilizzato questo primo periodo per valorizzare i giovani ed usarli come merce di scambio per il Bradley Beal di turno. A Miami, in un modo o nell'altro, difficilmente sbagliano. Attendiamo solo di capire il volpone di Pat che cosa voglia fare. Ditemi cosa ne pensate di questi Miami Heat. Usate i commenti per farlo. Hanno le armi per arrivare ai livelli dello scorso anno? Sono stati sopravvalutati? Fatemelo sapere. Lasciate anche un bel like a questo video, dai, non mi dispiacerebbe. Un saluto, il Franz.